Ciao, vediamo il principio di Einstein per vivere bene. Allora, su suggerimento di Einstein, un suggerimento molto utile, per vivere bene bisogna fare fondamentalmente tre cose. La prima è quella di provare tante cose, sperimentare cose diverse, perché sperimentare è importante per aprire la propria mente, è importante per vedere il mondo anche da un punto di vista diverso. E una volta che si è sperimentato diverse cose, però bisogna, quindi c'è una prima fase con ad imbuto rovesciato, diciamo, bisogna allargare la nostra visuale. Poi dopodiché bisogna iniziare a sfrondare, a tagliare le cose inutili, cioè eliminare le cose che non vanno, fondamentalmente togliere tutto ciò che abbiamo visto che non ci porta benefici, non ci porta vantaggi, non ci aiuta a crescere. E una volta che abbiamo tolto quello, dobbiamo selezionare tra le cose che abbiamo sperimentato che ci possono piacere, via via, una alla volta, quelle che ci danno maggiore soddisfazione, in modo tale che avremo sempre una vita emotivamente appagata, perché poi passeremo da una cosa all'altra. Per avere una vita emotivamente appagante dobbiamo sperimentare poi delle cose nuove, però bisogna anche andare in profondità. Quindi, e questo è un doppio imbuto, se vogliamo. Prima ci allarghiamo e poi ci stringiamo e ci focalizziamo. Una volta che ci siamo focalizzati, allarghiamo e stringiamo. La nostra mente in questo modo si allena a spaziare e andare in profondità, perché quando si spazia non si può andare in profondità, però si possono percepire cose diverse. Poi però è necessario chiudere su una. Attraverso questo metodo riusciremo a stare bene perché riusciremo ad avere sempre una vita emotivamente appagante. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Quindi iscriviti al canale. Ciao!